Bella ragazzi e ben ritrovati nel mio canale di Cure 93. Allora, volevo staccare un pochettino da Call of Duty. Allora, ho deciso di finalmente di farvi un video su Payday 2. Allora, questa volta, questa puntata la faccio da solo perché i miei colleghi di Rapina ovviamente non sono a casa e non possono fare il video con me. La prossima volta spero di riuscire a farlo insieme a loro. Comunque sia che dire ragazzi, partiamo subito, io mi prendo le cuffie ovviamente. Allora, prima di metterci le cuffie ragazzi, andiamo su... Allora, non so se vi faccio vedere un attimo le mie classi su Payday 2, ok. Allora, io di solito uso la K47, come molti di voi conoscono su Call of Duty. E non dovrebbe avere niente ragazzi. Ah sì, gli ho messo il calcio, questo cazzo di calcio pieghevole. Poi, ho una secondaria che è una specie di compact shield, che sarebbe l'MP5 ragazzi, quello sempre di Call of Duty. Giubbotto, cioè un giubbotto di proiettile pesante. Ovviamente se vedete io sono a livello 24. Ieri ho fatto un paio di rapine ragazzi, belle toste, e sono salito velocemente di livello. Quindi diciamo che ho sbloccato subito un bel giubbotto di proiettile. Qui c'è il gilet, qua c'è il gilet tattico combinato migliorato. Vedete ragazzi, qua sono veramente balordi, roba veramente potente. Qui ovviamente c'è l'equipaggiamento a mia scelta ragazzi, a seconda di cosa sono: Mastermind, Enforce, Tecnico e Spettro. Qua c'è l'inventario, cioè l'inventario, equipaggiamento scusate, equipaggiamento con sacca di munizioni, kit medico, mina a filo, e jammer ECM e sentry gun. E dopodiché ci sono le maschere ragazzi, che io ho fottuto, sono stato veramente sfigato, non ho ancora trovato una cazzo di maschera. Mi tocca tenere quelle iniziali. E poi ovviamente posso scegliere il personaggio a mia scelta. Vecchiaccio, meno vecchio, vecchio quasi al massimo, e 31enne. Comunque sia ragazzi, andiamo su CrimeNet. Andiamo, scegliamoci un colpo. Allora ragazzi, io sto giocando online, quindi io faccio un colpo in banca. Vedo che qui c'è un posto libero, è anche una bella ricompensa ragazzi. Proviamo a entrare. Perfetto. Minchia ragazzi, gente solo forte. Gente che, guardate come cazzo è vestita, guardate questo qua, Omega Supreme, cioè è ultra borchiato, guardate quanti cazzo di... Sono stato espulso ovviamente, vaffanculo, perché ovviamente non giocano con me questi pezzi di merda. Andiamo, colpo in banca, ragazzi voglio cercare un colpo in banca che è il mio preferito. No, c'è un posto qui. Andiamo qui, va raga, mi inviti, ma questi qua sono di nuovo gli stessi, guarda. No, non sono gli stessi ragazzi. Vediamo se accettano, partiamo subito raga. Ovviamente loro con quelle cazzo di maschere, io senza una cazzo di maschera buona. Ci manca solo che mi esperano anche qui. Bello, si scollega da solo il controller. Sì, bello, bravo joystick. Grande, perfetto. Se partiamo, mi fate un piacere ragazzi, grande. Partito, perfetto ragazzi, mettiamoci le cuffie. Allora, anzi vi metto le cuffie così vi sento anche. Allora ragazzi, cioè vi sento anche, cosa sto dicendo? Così mi sento anche. Allora, come potete vedere, questo gioco si basa principalmente su delle rapine. Allora, le rapine che potete ritrovare in questo gioco sono colpo in banca, che possono essere di denaro, dovete rubare nelle cassette della banca, o di oro. Potete, mi sa che trovare, potete andare a rubare nel nightclub, potete andare a rubare, potete anche fare tipo, dovete creare della droga, metanfetamina, io l'ho fatta con la missione, dura un paio di giorni. E a seconda del colpo ragazzi, potrebbe durare un giorno, potrebbe durare 3 giorni, potrebbe durare 6 giorni o a quello che cazzo è. A seconda del colpo e di quanto vale. Adesso vedete qui ci sono 7 giorni. Il giorno 1 è il giorno di paga, cioè payday. Quindi la missione dura solo un giorno e è finito lì. Quindi partiamo, siamo già pronti, vediamo. Ok, perfetto ragazzi, parte il colpo. Ok, classico colpo ragazzi, dobbiamo prendere il trapano termico nel furgone e andare dentro la banca, sfondare la banca e sopravvivere. Adesso non capito cosa dobbiamo fare, non so se dobbiamo cercare nelle cassette, se dobbiamo prendere oro, se dobbiamo prendere soldi. Adesso vediamo un pochettino ragazzi. Ah, come potete vedere ragazzi, questa è la banca. Non so se molti di voi conoscono delle banche così tranquille, veramente con la cassaforte in bella vista tra un po'. Io non ho mai visto banche del genere ragazzi. Però se voi vedete banche Coglione ti sei fatto vedere. Ma sei proprio coglione, va.
Sì, vai a prendere il tappa, vado io, dai. E tu? Grande. Vai, 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 zio, vai, vai. Apriamo sta la security, ragazzi. Mettete la parola. Buono, zio, andiamo, andiamo. Vieni, vieni, vieni. Facciamo sedere tutti, ragazzi. Facciamo stare tutti a terra. Legatene sempre qualcuno, ragazzi, perché nel caso dovessero arrestare un vostro compagno, basta che liberiate un ostaggio e il vostro compagno torna. Questa cosa potrebbe tornarvi molto ma molto utile in caso di necessità. Soldi, ragazzi, prendete sempre i soldi che trovate in queste cazzo di cose. Sono sempre soldi in più per voi, quindi cercate di prenderli voi, non farli prendere i vostri compagni. Ricordatevi, ragazzi, queste cose, perché veramente dovete farvi i soldi possibili. Ovviamente normalmente non corre, perché c'ho una fottuta tutta pesantissima. Il tipo ha già preso la scheda magnetica. Vai, zio. È ammazzato grande. Poi, ragazzi, dai, cazzo, quanto è lento con questa cazzo di armatura che ho addosso, ragazzi. Mi sembra Iron Man di armatura. Sto già morendo, ragazzi, c'è il fiatone. Vabbè, sono anche quarantenni sti qua. Trentenni, quarantenni. Allora, quello che posso vedere, hanno già preso le assi, sì. Devo capire più che altro dov'è il camion, ragazzi, perché non è lì il camion. Cioè, ragazzi, non mi dite che è qui davanti. Ok, la porta è chiusa. Se è lì davanti, ragazzi, siamo nella merda, perché se arriva veramente un'ordata di quelle balorde di poliziotti, questo qua si stanca subito, capi? Allora, Stefano, dove stai andando? Ritorna dentro, dobbiamo controllare il cavo. Dai. Ah, ragazzi, piano piano, più orde, cioè, piano piano andranno avanti le orde, e più avanti andrete, più troverete, cioè, più li troverete forti, questi cazzo di stronzi. Io ovviamente ve lo dico perché veramente mi sono capitate cose assurde. C'è gente tipo, avete presente i Juggernaut di... i Juggernaut di MV3, roba del genere, poi comunque super rafforzati con le armature pesantissime che... minchia, ragazzi, furgonelli comunque. Comunque sì, è una specie di Juggernaut, ragazzi, veramente balordi. Ecco, adesso c'è la statua della polizia, quindi arriverà molta gente, dovremo ammazzarli, dovremo cercare di tenere il controllo della banca dentro almeno, vedete? Poi queste cazzo di musichette, ragazzi, sono infoganti alla grande, ve lo giuro, sono fighissime. Io ve lo consiglio, ragazzi, come gioco, se vi piace fare questo genere di giochi, cioè perché... dai, ammazzo! Vedete, ragazzi, sono già belli rafforzati, non per altro, perché ho scelto un colpo da 1.000.000 e passa, quindi... vedete, ragazzi, sono già rinforzati. Se scegliete un colpo più basso, magari vi capita già la polizia meno forte, con meno copertura. Stai giù! Stai giù! Però io, per fortuna mia, ho la K47, ragazzi, che comunque sia una bella arma. Che dire, ragazzi, alla fine non ci credo, già un coglione che si fa buttare giù, ma dai! Vedete, ragazzi, qui sono già più potenti. Che cazzo, ma non va bene. Ragazzi, vedete, trovate gente così scarsa. Posso provare. Non ho resa, dai, andiamo, andiamo, zio. Torna dentro. Questa di munizioni mi serve. Teniamoci un pochettino di munizioni per la K. Ok. Poi però. Poi ovviamente, ragazzi, l'intelligenza artificiale di questo gioco non ne parliamo, perché veramente. Cecchini, c'è di tutto, ragazzi. Oh, dove cazzo sei finito? Minchia. Oh, cazzo, questi movimenti fa. Dai, ma che cazzo fai? Ma ti giri così tranquillo, rincoglioniti.
Ma proteggete che siete una merda. Quanto cazzo si resiste? Ti sei fatto di ferro. Ah, poi ovviamente io ho due mitra, ragazzi. Si difende benissimo. Però vabbè, ragazzi, se non giocate di squadra qui, io ve l'ho detto, dovete giocare con i vostri amici. Se avete amici, se, allora, prima di tutto, compratevi Payday, se ovviamente vi piacciono questi generi di giochi. Ma soprattutto perché è un gioco molto bello, molto divertente. Non sarà vario, perché comunque sia gli scenari saranno sempre gli stessi. Però ragazzi, veramente, vi giuro, è un gioco fantastico. 40 euro, allora, costa 40 euro se non sbaglio al lancio. Quindi io ve lo consiglio, magari se volete cambiare un po' dai soliti FPS. Questo è un ottimo gioco. Starma è tutta smirata, però è una figata. Quindi la teniamo. Ovviamente ho quasi finito le munizioni. Manca, ragazzi, un minuto, neanche un minuto per arrivare. Vedi. Prepariamo il trapano. Ah, possiamo liberare un civile, ragazzi. Adesso io libero un civile, ragazzi, così farò tornare questo stronzo. Vieni qui, stronzone, vieni che ti liberiamo, vieni. Zio, sei tornato. Hai fatto rilasciare, grande, ragazzi, per saper rilasciare questi stronzoni. Allora, mancano 30 secondi, ragazzi. Ma io non ci credo, li farò entrare così tranquillamente, ragazzi. Mancano 23 secondi, dai, ce l'abbiamo così fatta, raga. Ah, che cazzo. Ma c'è un Enforce qui fuori, c'è una cosa allucinante. Ecco l'altro assalto, ragazzi, adesso dobbiamo vedere cosa dobbiamo fare in banca. Un secondo, sta aprendo. Dai. Niente, ragazzi, venite qui. Sì, ragazzi, buona. È impossibile, ragazzi, uscire di qui dritti. Guarda. Ma stai scherzando? Ma che è impossibile uscire, ragazzi? Borsone è preso. Ma Cribio! Oh! Ah, ecco. Poi ogni volta tasto, vabbè. Preparati, zio, dobbiamo scappare ora. Minchia, quanto cazzo sei resi? Pechino. E short bitch. Ma dai, ma stiamo scherzando, raga, ma dov'è che... No, ragazzi, non avete neanche capito dov'è il furgone. Io me ne scappo via. No, ma voi state scherzando, c'è un... Non ce la facciamo, ragazzi, a meno che non proviamo. Mamma, è grande. Ah, ragazzi, di solito i colpi durano 10 minuti. Dai, proteggete, cazzo. Avete delle armi di merda, raga. Dai, lancio. Poi ovviamente vi dico, ragazzi, che è pieno di bug sta mappa. Ve lo giuro, è piena di bug. Fammi caricare. Però non va bene così, ragazzi. Vedete i compagni di merda che abbiamo? Cioè, questa cosa è orribile. Questa cosa è veramente brutta, ragazzi. Abbiamo appena distrutto tutto. Se si muovessero sti stronzi. C'è anche gli scudi, Cristo. Ma stiamo scherzando, ci spacchettano il culo. Sollacci il borsone, tienilo, ormai dobbiamo andare. Ma muori, cazzo.
Vaffanculo, non fa così, ragazzi, dai! Siete proprio scarsi, ragazzi! No, non ci credo, ragazzi, veramente è una merda. Questa cosa non va per niente. Guarda! Oh, Viti viene a salvarci! No, non ci credo. Ma ti muovi, che tipi se ne vanno via! No, ragazzi. Ma vaffanculo. Compagni di merda, non ci credo. Sei proprio un coglione. Sei proprio un coglione. Vai a liberare gli ostaggi. Sì, ragazzi, ma mai che lo faranno andare alla fine. Cioè, alla fine non fa così. Non fa giocare uno schiappone del genere. Oh, dai, libera l'ostaggio, zio. Libera l'ostaggio. Ci ha preso anche un borsone, ragazzi. Vai a scambiare, vai a scambiare. Vai, vai, scambia. Vado a cagare. Rimango io in galera, ma vaffanculo. Oh, grande. Ma andate... Ragazzi, ma andatevene a fare in culo. Io me ne vado dentro. Cristo, Cristo! Dai! Sì! Vi scavate in culo, ragazzi. No, ma stai scherzando. Ma stai scherzando! Ragazzi, potevo scappare, dai! Muovetevi! Non me ne frega un cazzo, io me ne vado via, raga. Salvatevi. C'è anche l'assalto, ragazzi! Che pazzo. Vedete, ragazzi, questa è la cosa bruttissima. Io devo scappare. Mi sono arrestati tutti. Ormai io me ne vado via. Così almeno vinciamo qualcosa. Almeno vinciamo il colpo, cazzo. Cioè, ma stiamo scherzando. È veramente una cosa orribile. Se non ci muoviamo qui siamo morti. Cioè, è veramente difficile. Ma va a cagare! Che figlio di puttana! Che figlio di puttana! Che figlio di puttana, ragazzi! Mi ha espulso alla fine! Mi ha espulso alla fine. Questo è veramente un figlio di puttana, ragazzi. No, non ci credo. Voglio vedere il pezzo di merda, scusate. Voglio vedere il pezzo di merda che mi ha espulso alla fine. Bravo. Bravo. Uno di questi tre è un pezzo di merda, vabbè. Comunque sia, ragazzi, questo è il colpo. Questi sono i figli di puttana che trovate nel gioco, ovviamente, perché se loro cadono tutti a terra, ovviamente la partita finisce per loro e ci manda in rovina tutto il colpo, perché comunque sia ci saremmo presi un sacco di punti tutti quanti. Comunque sia, ragazzi, spero che il colpo vi sia piaciuto. Io sono arrivato alla fine, sono riuscito a scappare. Loro mi hanno espulso perché sono dei figli di puttana, pezzi di merda. E scrivetevi, commentate, mettete mi piace se volete vedere altri colpi, magari con i miei colleghi di rapina. Da Cure 97 è tutto, ci vediamo alla prossima. Ciao, ragazzi.